Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino Covid, nuovo record di contagi da Covid-19 in Abruzzo. Sono 5.315 nuovi casi accertati con i test nelle ultime ore, il dato più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Il dato comprende anche 3.165 nuovi positivi accertati esclusivamente attraverso test antigenico rapido, come disposto dalla circolare del 29 dicembre del Dipartimento regionale della Sanità. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 14.218 e test antigenici 33.065, è pari all'11,23%. I nuovi positivi hanno età compresa tra un mese e 100 anni. Si registrano 6 decessi recenti. Si tratta dell'incremento di vittime segnalate in 24 ore, più alto dalla metà di maggio ad oggi. I decessi riguardano persone di età compresa tra 66 e 96 anni, di cui due residenti in provincia di Teramo, tre in provincia di Chieti e una in provincia di Pescara. Il bilancio delle vittime sale a 2.654. In rapido aumento i ricoveri, 226 pazienti, più 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 24, più 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 33.065, più 4.937, sono in isolamento domiciliare. I nuovi guariti sono 360, dei nuovi positivi odierni 891 sono della provincia dell'Aquila, 1649 della provincia di Chieti, 1330 della provincia di Pescara, 1138 della provincia di Teramo, 126 di fuori regione e 180 per cui sono in corso verifiche circa la provenienza. Siamo stati questa mattina presso l'hub vaccinale di Città Sant'Angelo, dove nei giorni scorsi si erano create alcune tensioni per via di tanti non prenotati che volevano sottoporsi al vaccino. Soddisfatte le persone in fila, mentre il responsabile della vaccinazione nella ASL di Pescara, Rossano Di Luzio, conferma l'apertura del nuovo hub a Pescara per la prossima settimana. Stefano Recanati. Prenotazione. Vengono respinti e dirottati verso altri hub vaccinali non prenotati, ad eccetto di chi deve effettuare la prima dose. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sembra tornata alla normalità la situazione presso l'hub di Città Sant'Angelo. Questa mattina, seppur in tanti in fila, i tempi di attesa tutto sommato sono tornati nella norma. Da che ora siete in fila per fare il vaccino? 10 meno un quarto. È una fila che scorre o ci sono dei rallentamenti? Sì, ma scorre. 6.200 i vaccini effettuati negli ultimi due giorni negli hub di competenza della ASL di Pescara, 4.800, un record solo nella giornata di ieri. Il responsabile, Rossano Di Luzio, risponde alle polemiche dei giorni scorsi. Attualmente le prenotazioni le abbiamo fino a fine marzo, probabilmente nei prossimi giorni, la prossima settimana, apriremo un altro hub a Pescara e quindi queste persone che non riescono a trovare lo spazio negli hub già presenti, sicuramente troveranno spazio nel nuovo hub vaccinale di Pescara. A scatenare la corsa ai vaccini sono state le nuove regole dettate dal governo nazionale, che ha ampliato l'uso del Green Pass a partire dal 10 gennaio. Purtroppo chi tardi arriva male alloggia. Noi cerchiamo di fare il possibile, ripeto, i numeri sono veramente impressionanti. E intanto c'è chi, per ingannare la noia dell'attesa, si è portato un libro da leggere. Me le dicevo sì, infatti mi sono portato un bel mattone qui da leggere. Speriamo di non finirlo nella giornata di oggi. Speriamo di no, grazie. E oggi terza dose per un futuro migliore. Ovviamente, speriamo. 9 donne in attesa positive al Covid-19 non vaccinate contro il coronavirus, prossime al parto, si trovano nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Chieti, diretta da Marco Liberati. Un'altra donna positiva ha partorito proprio questa mattina. Il bambino è in buone condizioni ed è assistito dalla neonatologia e terapia intensiva neonatale diretta da Diego Gazzolo. Il Covid-19 in gravidanza mette a rischio le mamme e gli stessi neonati, spiega Liberati, il quale rivolge un pressante invito alla vaccinazione. Tutte le società scientifiche di ginecologia e ostetricia, il Ministero della Salute e gli studi condotti fin qui evidenziano che il vaccino è sicuro e rappresenta una barriera fondamentale allo sviluppo della malattia e delle sue complicanze. Per le donne positive nel Policlinico di Chieti è previsto un percorso Covid-19 separato dalle altre puerpere. A loro è dedicata un'area del blocco operatorio Covid-19. Sono intanto stazionari le condizioni di uno dei due neonati di appena 28 giorni ricoverati da ieri mattina nella terapia
terapia intensiva neonatale di Chieti, mentre il gemello appare in miglioramento. E poi ancora nuove misure messe in atto dalla ASL di Teramo, visto l'aumento dei contagi per far fronte all'aumentata necessità di posti letto. Da domani la lungodegenza di Atri sarà riconvertita in medicina Covid. La disponibilità a regime sarà di 17 posti letto che saranno attivati però gradualmente a seconda delle necessità. Attualmente sono 52 i posti letto occupati nell'ospedale Covid di Teramo. L'azienda sanitaria è intervenuta anche sul fronte delle vaccinazioni per fronteggiare l'eccezionale richiesta di somministrazioni. Nel centro SPOC di Villa Rosa sono stati aumentati gli slot da 200 a 240 per ogni giorno previsto nel calendario, sin da domani. E sempre da domani nel lab del Parco della Scienza a Teramo gli slot saranno aumentati da 1200 a 1500 al giorno, ma nel contempo diminuiranno i posti per chi si presenta senza appuntamento, che scenderanno a 75 di mattina e altrettanti nel pomeriggio. Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore alla protezione civile di Pescara Eugenio Seccia alle critiche del PD sulla gestione della campagna vaccinale. Paolo Renzetti. Assessore, nei giorni scorsi, nelle ultime ore per meglio dire, sono arrivate delle critiche da parte dei consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico alla gestione della campagna vaccinale a Pescara e anche quella relativa ai tamponi. Lei come assessore alla protezione civile, come membro dell'amministrazione comunale, vuole fare delle precisazioni? Assolutamente, premesso che l'attività è sanitaria e non del comune, noi ovviamente vogliamo andare incontro alle esigenze della città di Pescara. 10 giorni fa, insieme ai consiglieri Di Pasquale e Ivo Petrelli di Forza Italia, abbiamo stimolato l'imprenditore Danelli affinché si intavolasse questa trattativa, affinché si definisse questa ulteriore hub vaccinale, quindi ancora prima delle polemiche strumentali. Probabilmente, come hanno fatto Petrelli e Di Pasquale, alcuni consiglieri, compresi quelli della minoranza ovviamente, invece di criticare in maniera stucchevole e inopportuna, se mi consentite, perché si tratta di dare un servizio sanitario alla città di Pescara, agevolare un servizio sanitario alla città di Pescara, avrebbero potuto fare delle proposte che sarebbero state ovviamente valutate dall'amministrazione e eventualmente messe in campo. Noi stiamo lavorando dal primo giorno di questa pandemia in maniera impeccabile, siamo stati sempre in anticipo rispetto ai tempi la visita generale Figliuolo ha suggellato questa attività che non ci compete, che praticamente il comune ha messo in essere, e quindi adesso avere queste critiche effettivamente sono fuori luogo, perché la gente sa quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo. Però al lab di Pescara Porta Nuova, della stazione di Pescara Porta Nuova, ci sono delle lunghe file all'esterno. Allora, ci sono delle file, non sempre, semplicemente perché c'è stato un flusso emotivo di persone che non essendo prenotate, perché ovviamente là va solo a prenotazione, si presentano e aspettano eventualmente il loro turno. Questa coda così, che si crea ogni tanto, è stata strumentalizzata da alcuni consiglieri come un'inefficienza. Un'inefficienza non è, perché se si rispettassero le prenotazioni non ci sarebbero file. Quelle sono persone che hanno scelto di aspettare la possibilità di essere vaccinate. E ora cambiamo pagina. Questa mattina a Pescara, nel corso dell'incontro con la stampa, il senatore Luciano D'Alfonso ha illustrato l'attività portata avanti nell'anno che si è appena concluso. Non sono mancate parole di apprezzamento, ma anche critiche all'amministrazione comunale, appunto, di Pescara. Vediamo il servizio. Un anno di attività da senatore della Repubblica e da presidente della sesta commissione permanente finanze e tesoro del Senato. Luciano D'Alfonso, parlando della sua attività questa mattina in conferenza stampa, ha rivendicato con orgoglio nell'ultimo anno le oltre 1000 ore di ascolto della cittadinanza, oltre alle tante iniziative di carattere politico, istituzionale e parlamentare portate avanti a Roma. Intanto perché ritengo che sia un principio di correttezza e di moralità dimostrare in 12 mesi che cosa si è fatto. Ho misurato 1092 ore di ascolto della cittadinanza, 1000 iniziative istituzionali a favore di enti locali, imprenditori e cittadini addolorati in condizione di difficoltà. Ho messo in campo qualcosa come 37 interrogazioni a risposta scritta e 35 mi pare a risposta orale. Ho messo in campo 5 iniziative di disegni di legge, delle quali iniziative 4 sono arrivate in porto, votate integralmente da maggioranza e opposizione.
disposizione. Così come il lavoro fatto riguardante, per esempio, la linearità del lavoro nella fase del procedimento penale e nella fase anche processuale, l'obbligo della videoregistrazione. Quando si sentono a SIT, a sommaria informazione, le persone informate sui fatti, finalmente la nostra iniziativa è calata nella legge delega di riforma del processo penale e fa obbligo di conservare memoria remota. E dirlo oggi, in un giorno importante nel quale la Procura di Pescara ha dimostrato capacità di giudizio, capacità di autonomia e capacità di automedicarsi, perché davanti alla condotta scorretta di un contrattualizzato dello Stato che rivela il segreto istruttorio, la Procura procede velocemente e rinvia a giudizio. Non sono mancati anche i complimenti al Comune di Pescara per aver ottenuto i fondi per lo svincolo di Colle Caprino, non così per i fondi per il porto e per l'allungamento dell'asse attrezzato, arrivati, ha specificato D'Alfonso, quando lui era presidente della Regione e dunque ottenuti dalla Giunta di centrosinistra. Allora, io preciso, su Colle Caprino hanno seguito una giusta intuizione che aiuterà la città di Pescara a fare la città metropolitana, la città sistema urbano, perché con lo svincolo di Colle Caprino 44.000 persone non dovranno attraversare via di sotto per andare dall'altra parte della città, lo potranno fare con il raccordo anulare della circonvallazione. Bene ha fatto il sindaco di Pescara, la regione Abruzzo, l'ANAS a coordinare il valore di questo intervento che ho rivendicato più volte anch'io, da ultimo con la venuta della D dell'ANAS. Ma non devono fare abuso di assunzione di merito quando parlano delle risorse riguardanti il porto, delle risorse riguardanti l'asse attrezzato, le vasche di prima pioggia o il depuratore, sono tutte risorse lasciate in eredità da me, anche con dossier tecnici avanzati, e non ci devono provare neanche l'assessor Uccio, quello che ha cambiato 11 partiti, non può assolutamente provare ad intestarsi questi meriti, perché anche rispetto all'asse attrezzato io sarò il controllore rigorosissimo di che fine fanno le economie che si sta pensando di destinare alla demolizione della trombetta, perché lì vedranno una parte di me che solo alcuni hanno conosciuto. Io lì userò gli strumenti del diritto per evitare che si faccia donazione con quelle risorse. Sono partiti già da qualche giorno i lavori al porto di Pescara. Il presidente della Confcommercio Riccardo Padovano chiede la costruzione di un nuovo cantiere navale al posto di quello già esistente. Vediamo il servizio. Padovano, sono partiti i lavori da qualche giorno al porto di Pescara, però lei parla di alcune priorità che bisogna mettere in primo piano: un nuovo cantiere navale, la creazione di un polo culturale e poi il ritorno già dalla prossima estate del collegamento con la Croazia. Noi all'interno dell'autorità portuale stiamo dando una grande mano alla città di Pescara. Devo riconoscere che sia il Comune che la Camera di Commercio si stanno attivando per quanto riguarda il collegamento con la Croazia, e secondo, se non ci sono intoppi, in giugno avremo un collegamento dal porto turistico di Pescara con la città di Spalato, e questo per quanto riguarda l'attività turistica. Invece adesso sono iniziati i lavori, questa mattina sono andato al porto, è arrivato il secondo pontone per fare in modo che questo molo a nord di Ponente possa essere messo in opera da subito, cioè entro l'inizio della stagione prossima. E già con questa struttura avremo debellato definitivamente il divieto di balneazione per quanto riguarda la zona nord di Pescara. A seguire però dobbiamo mettere mano a questo polo culturale che si dovrà realizzare all'interno dell'area mercatale del porto di Pescara, e ci riferiamo al mercato ittico all'ingrosso, il mercato ittico al minuto e il museo del mare. Tutto questo deve entrare in un'area prettamente culturale. Certamente c'è un programma, un cronoprogramma che adesso l'ARAT sta portando avanti. Nella prima fase, nel primo tronco, riguarda il molo di costruzione di Ponente, ma nel contesto lo spostamento del cantiere non ha, può rientrare tranquillamente all'interno di un cartaceo. Non è che c'è bisogno di pensare, nel cartaceo si individua l'area, l'autorità portuale mette a evidenza pubblica quell'area in concessione per un cantiere, ed ecco qua che può arrivare un privato e può realizzare a spese proprie un cantiere navale ad hoc idoneo per quanto concerne le attività cantieristiche.
Dureranno 60 giorni i saldi che iniziano oggi in Abruzzo. I dati del centro studi di Confcommercio parlano di un ritorno nei negozi di fiducia per il 50% degli intervistati e di un budget leggermente superiore a quello dello scorso anno. Serenia Secondi. I saldi invernali partono oggi e 6 italiani su 10, circa 15 milioni di famiglie, rispetteranno la tradizione e si dedicheranno agli acquisti, destinando un budget di spesa complessivo fino a 275 euro contro 254 dell'anno scorso. Questa è la fotografia dell'ufficio studi Confcommercio, secondo cui per l'80% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba facendo anche qualche affare. Il 60% circa delle imprese del commercio a dettaglio ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno. Tra gli articoli più richiesti, in testa alle preferenze, abbigliamento, calzature, mentre a registrare i maggiori incrementi rispetto allo scorso anno saranno gli articoli sportivi e gli accessori. Un'occasione, un'opportunità bilaterale sia per i commercianti che per i consumatori. I commercianti da una parte rinunciano ai margini di profitto puntando sulla liquidità per superare questo momento drammatico di crisi, i consumatori hanno l'opportunità di fare acquisti a prezzi ribassati in sicurezza e soprattutto contando sulla consulenza professionale dei commercianti che mettono sempre al centro il rapporto con il cliente e quindi sviluppando un modello di impresa che ha come cardine l'importanza del cliente e i rapporti umani. La spesa pro capite però non coincide a quella che realmente sarà spesa secondo lei? Allora, la spesa pro capite a livello nazionale, Confcommercio e Federmoda hanno stimato 4 miliardi circa di spesa per i saldi invernali, con una spesa pro capite di 119 euro e 275 a famiglia. Però, se mi permettete una nota polemica, direi che la gran parte delle famiglie queste cifre se le ha già spese pagando delle esose bollette dell'acqua e anche della Tari, le cui rate sono arrivate già scadute e quindi da pagare in un'unica soluzione. Meno introiti per l'ente comunale e persone che perdono il lavoro. La cooperativa Tercop contesta la procedura con cui il Comune di Teramo ha assegnato il bando per la gestione dei parcheggi ed è pronta a manifestare venerdì davanti a Palazzo di Città. Vediamo. Noi contestiamo il fatto che dove una gara, che quella che doveva essere una gara d'appalto, alla fine si è rivelata un affidamento diretto. Il problema invece per l'anno col diritto di prelazione che hanno regalato sostanzialmente ai concorrenti con un project financing che conti alla mano, praticamente offre al comune la metà di quanto oggi paghiamo oggi con meno personale e con meno stalli, ovviamente la Tercop che dopo 30 anni di attività, cercando onestamente di fare il proprio mestiere, praticamente non riesce più a partecipare a questa gara d'appalto, è stata costretta a rinunciare, nonostante abbia vinto tutte le gare d'appalto che il Comune fino ad oggi ha indetto. Quindi noi semplicemente abbiamo letto quello che la SIELP Costruttori Teramani ha offerto al Comune, quindi non è che ci siamo inventando qualcosa, infatti abbiamo chiesto confronti col Comune su questi numeri, ovviamente non sono mai venuti, quindi se loro hanno altri numeri ce li mostrassero, per noi sono i documenti ufficiali quelli che contano. Sempre su questi documenti si parla, noi ne siamo 26, loro assorbirebbero 19 unità a 30 ore, adesso stanno a 36 ore, ma soprattutto 4 persone di riserva sostanzialmente, quindi lavorerebbero solo quando c'è qualche assenza, e 3 esuberi. Il capogruppo della Lega nel comune di Avezzano, Tiziano Genovesi, attacca l'amministrazione, il sindaco è sospeso e la giunta ha fallito tutti gli obiettivi prefissati. Vediamo.
Un'amministrazione che ha fallito non avendo centrato gli obiettivi prefissati e non avendo mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale. Un'amministrazione comunale guidata da un vice sindaco dopo la sospensione di Gianni Di Pangrazio. È questo il bilancio tracciato dal consigliere di opposizione del comune di Avezzano, Tiziano Genovesi, eletto in quota Lega, che boccia senza appello la giunta e la maggioranza in generale, chiedendo per il 2022 un atto di coraggio, un passo indietro per il bene della città e quindi le dimissioni. È stato un anno difficile per la pandemia, è stato un anno difficile per la città di Avezzano, ma è ancor più difficile per i cittadini di Avezzano avere un'amministrazione totalmente fallimentare che va con una lentezza che è unica nella storia del comune di Avezzano. Non hanno messo in campo opere, non hanno messo in campo una progettualità, non hanno messo in campo nulla di quello che è il bene per la città di Avezzano, quindi è un'amministrazione totalmente fallimentare, i voti sono totalmente negativi, abbiamo un sindaco sospeso che non è in grado di reggere la sua maggioranza, abbiamo un sindaco che ha messo su un progetto civico-politico per cercare di arginare quella che è la sua caduta all'interno della città di Avezzano, ma la città è ferma, l'amministrazione è litigiosa, quindi siamo in un momento storico veramente buio e non solo per la pandemia. E se il sindaco sospeso ama come dice Avezzano, ama come dice la Marsica, deve imporre ai suoi di dimettersi e ridare la voce ai cittadini di Avezzano, perché solo così torneremo ad avere un'amministrazione eletta, un'amministrazione che ha pieni poteri e non un facente funzione, un amministratore che può programmare il futuro di questa città. Con l'innesto imminente, siamo alla pagina dello sport, con l'innesto imminente di Carlo De Risio per il Pescara, la priorità ora è ancora di più cedere calciatori per contenere l'indicatore di liquidità e procedere solo successivamente ad altri innesti. Il servizio. Da ieri Carlo De Risio è a Pescara. Il giocatore assieme al suo procuratore Geri Palomba ha assistito alla seduta di allenamento diretta da Gaetano Auteri. Limati tutti gli aspetti e sistemati tutti gli incartamenti, il centrocampista molisano di Montenero di Bisaccia inizierà a lavorare con l'allenatore che ieri ha potuto salutare e che lo ha allenato già nelle scorse stagioni a Catanzaro e Bari, che lo aveva richiesto anche quest'estate. Come ha ribadito il presidente Daniele Sebastiani, ora è tempo di pensare alle uscite perché già l'innesto di De Risio comporta un sovrannumero rispetto alla lista da depositare in Lega dei 24 più 1 tesserati che sono schierabili dall'allenatore, una lista comunque modificabile quando è aperta la finestra di calciomercato, ma le uscite sono anche indispensabili in termini di indice di liquidità, rapporto tra attività e passività correnti che se mantenuto entro certi limiti permette alle società di agire, se superato no. A quel punto o si versano soldi freschi nella società oppure bisogna cedere, liberarsi di stipendi per riportare l'indice in equilibrio, un valore che il Consiglio federale in questa stagione ha fissato per un massimo di 0,6. Stare entro tale soglia vuol dire avere capacità di rispettare i propri impegni finanziari. E sul capitolo partenze diversi sono i nomi in primo piano. Per quanto riguarda Guido Marilungo, si sta raffreddando la pista Teramo, a tal punto che ieri l'attaccante era ancora al Poggio ad allenarsi, a parte con Cristian Galano e Giuseppe Rizzo. Nessuna sorpresa per quanto riguarda Galano, oramai fuori dal progetto tecnico dai primi di dicembre. Subito l'interesse dell'Avellino, improbabile un altro ritorno a Bari, le sue caratteristiche non si sposano col modo di giocare di Mignani. Restano aperti alcuni fronti della Serie B, in particolare il Cosenza, un po' più sullo sfondo Ternana e Ascoli. Fa specie che ci sia anche Rizzo tra coloro che si allenano a parte, era un profilo ipotizzabile per un'uscita, ma se questa cosa dovesse ripetersi anche nei prossimi giorni sarebbe un segnale chiaro di come la società non punti più sul centro campista siciliano, tornato in bianca-azzurro alla fine del mercato estivo, ma che ha profondamente deluso per rendimento con la ciliegina, si fa per dire, della mega squalifica riportata con la Lucchese. Anche Frascatore potrebbe uscire, ma continua ad allenarsi con il gruppo, all'interno del quale sono stati aggregati due gioiellini della primavera, Vladislav Blanuta e Marco Delle Monache. Il Teramo Calcio ha reso noto che il ciclo di tamponi per l'individuazione del Covid-19 effettuato in mattinata dal gruppo squadra ha dato responso negativo. Restano in isolamento domiciliare i 7 componenti risultati positivi nel test precedente, oltre ai 3 soggetti per aver avuto contatti stretti. Nel rispetto del protocollo federale e sanitario vigente, la squadra proseguirà gli allenamenti al Bonolis e si sottoporrà lunedì prossimo ad una nuova serie di tamponi.
Per quanto riguarda il calciomercato, sempre a Teramo, è ufficiale la cessione al Modena di Piacentini, mentre si raffredda la pista che porta all'acquisizione dell'attaccante Marilungo. Si attende la riorganizzazione della Salernitana, proprietaria del cartellino di D'Andrea, per portarlo in biancorosso. Intanto il 12 gennaio la dirigenza sarà in procura a fornire le spiegazioni riguardanti la documentazione per il passaggio di proprietà. Jacopo Forcella. Il 12 gennaio la dirigenza del Teramo andrà in procura federale a spiegare le motivazioni che hanno portato sulla scrivania della Coaps una documentazione incompleta per poter dare l'ok al passaggio delle quote. Cosa mancava? Il certificato penale del DG Luigi Coni e una lettera bancaria. La società aveva prodotto un'autocertificazione dei carichi pendenti di Coni in attesa del certificato penale richiesto, che il club ha fatto fatica a reperire a Roma per lungaggini burocratiche. Per quanto riguarda la lettera bancaria, invece, secondo quanto spiegato dalla società, l'istituto di credito di Orvieto si sarebbe rifiutato di redigerla secondo la forma prevista dal modello della Federcalcio. Al termine dell'istruttoria, la Procura federale ha dato la possibilità al Teramo di inviare memorie difensive o presentarsi di persona a fornire le spiegazioni del caso, opzione quest'ultima scelta dal club e che si concretizzerà appunto il prossimo 12 gennaio. Dopo questo passaggio la giustizia sportiva deciderà se chiedere di archiviare il procedimento o deferire la società biancorossa con conseguente rischio di ammenda o penalizzazione. Il Teramo conta di risolvere la questione e uscirne solo con un'ammenda, ma la penalizzazione è un'ipotesi non smentita dalla società, ma che in questo frangente spera di evitare. Per quanto riguarda invece il mercato, dopo la partenza di Piacentini verso Modena, la pista Marilungo pare essersi raffreddata e non poco. Il Teramo, se farà qualcosa davanti, lo farà andando a prendere Filippo D'Andrea, 23enne, punta del Seregno, in prestito dalla Salernitana. Proprio la questione societaria del club granata, salvato last minute dall'imprenditore Danilo Iervolino prima di essere escluso dalla Serie A, è in fase di riassetto dirigenziale come prevedibile, soprattutto per quanto riguarda la figura del direttore generale Fabiani. Il dirigente, il giorno successivo all'acquisizione della Salernitana da parte di Iervolino, con una telefonata all'amministratore unico in carica Marchetti, avrebbe annunciato le sue dimissioni. L'attuale massimo dirigente del club le avrebbe rigettate, invitando Fabiani a presentare le dimissioni non appena si insedierà la nuova proprietà. Ma con l'avvento probabile di Walter Sabatini le questioni mercato potrebbero essere ridefinite e la posizione di D'Andrea rivista. Il Teramo osserva consapevole che ha la necessità di intervenire soltanto dopo aver compreso quale sistema di gioco adottare per la fase 2 del campionato. La chiusura col 3-5-2 contro l'Entella è stato un esperimento o la prova generale del futuro? E se è stato all'anticamera di quello che sarà, cosa serve al diavolo per rimodellare l'organico? C'era l'idea di rimpinguare il reparto arretrato, mentre nelle prossime ore arriverà l'ufficialità di Forgione. La società punta sul recupero di Rossetti in mediana, che sarebbe un acquisto già in casa perché il centrocampista dopo l'operazione sta affrontando la fase di recupero ed un elemento su cui poter fare affidamento. Oggi nuovo giro di tamponi, il ritorno in campo è comunque fissato tra 10 giorni e tempo ce n'è per recuperare chi, e sono molti, oggi causa Covid non può essere arruolabile. La ripartenza però sarà tutt'altro che morbida, perché al Bonolis arriva il Modena e a Matteo Piacentini sembrerà, colori della maglia a parte, che non sia cambiato davvero nulla. In chiusura alla Serie D, come previsto, il Comitato Interregionale della LND ha disposto lo slittamento della ripresa del campionato. Il torneo, in particolare per il girone F, dove militano le 5 abruzzesi, riprenderà domenica 23 gennaio con le gare della 17ª giornata. Nei prossimi giorni sarà poi comunicata la riprogrammazione delle successive giornate, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Nelle date di mercoledì 12, domenica 16 e mercoledì 19 gennaio saranno invece riprogrammate le gare di recupero non disputate. Tra queste, Vastese Montegiorgio e Castelfidardo Notaresco. Si è giocata oggi invece la prosecuzione della gara sospesa tra Vasto Girardi e Trastevere. Qui vediamo le immagini. I molisani, che erano in vantaggio 1-0 al momento della sospensione, hanno vinto 3-1 e salgono a 25 punti in classifica, appaiando il Notaresco. Il Trastevere resta a 5 punti dalla capolista Recanatese. È tutto per questa seconda edizione del TG6. Vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.